Marta Cavalli, vincitrice della gara Open di Racconigi, una bella volata ristretta, racconta com'è andata. Ma siamo arrivati in 5 ragazze e siamo andate via circa due giri e mezzo dalla fine. Eravamo una per squadra, quindi giravamo bene, dietro non tirava praticamente nessuna squadra importante, eravamo tutte 5 elite, quindi abbiamo tenuto un buon ritmo per tutti i 25 km che ci mancavano. Poi siamo arrivati appunto a uno sprint ristretto e ho preso come punto d'appoggio la ragazza che avevo davanti e a 200 metri sono partita e niente, è andata bene, dai. Tu stai ultimando la tua prima stagione, diciamo, da elite, hai fatto anche qualche esperienza all'estero. Questa è la tua seconda corsa Open che vinci, una è stata quella di inizio stagione a Sanremo. Come valuti questo tuo 2017?
Ah, è stato difficile e particolare questo 2017 perché ripartivo a gennaio dall'infortunio, che quindi i primi mesi mi ha un po' costretto a una rincorsa rispetto alle altre atlete e niente, a Sanremo ho avuto una bella conferma che stavamo lavorando bene e adesso che riprendiamo da un periodo un po' di, diciamo, di stacco è un buon segnale. A chi va la dedica per questo successo? Alzando le mani ho fatto un cuore, questo cuore va per Claudia che da quando si è fatta male ci manca davvero davvero tanto e quindi questo è un augurio per lei che possa ritornare come prima e sono sicura che ce la farà perché è una ragazza forte. Chiara Consonni, settima assoluta ma miglior junior qui a Racconigi, racconta com'è stata la volata di gruppo. Ma diciamo che dall'anno scorso, quando ho corso ancora qui a Racconigi e non sono riuscita purtroppo a vincere, abbiamo impostato la volata nel migliore dei modi, eravamo in cinque che mi hanno fatto un treno spettacolare, a dir poco, e eravamo in cinque come ho detto all'ultimo chilometro e sono arrivata vincendo, ma tutto grazie alla mia squadra. Mi racconti com'è andata la tua stagione? Ti ricordiamo vincitrice in pista di due titoli ridate, nonché di svariate vittorie. Sei soddisfatta? Una tua valutazione. No, beh, soddisfattissima anche perché comunque quest'anno sono arrivati due mondiali, non solo uno come l'anno scorso. Poi vincere il quartetto è sempre un'emozione indescrivibile. E niente, ringrazio tutti, la nazionale, al mio allenatore, al mio presidente e spero di continuare così. Una dedica per questo successo. Papà che ha fatto, non si dicono gli anni, però ha fatto gli anni due giorni fa. Un bacione, lo saluto tanto e lo ringrazio perché mi sostiene sempre in tutte le situazioni.